Erano le 7 del mattino e padre Ronf dormiva nella sua cella, nell'abbazia di Saint Bruno. Il sonno era così profondo d'averlo lasciato sveglio tutta la notte. Dopo le orazioni del mattino, il tempo era così scarso che padre Ronf, prima di indossare la tunica, non ebbe a disposizione quell'attimo per dire le sue amate orazioni del mattino. Si vestì in fretta con un paio di jeans e una polo, con una lucertola appiccicata sopra, tenuta da una spilla regalatagli dalla mamma Anne Lacoste. Il padre guardiano aveva appena aperto le porte della chiesa e la mattutina campana della mezza suonava con 12 rintocchi. La fretta fece dimenticare lo smartphone sul comodino, tanto non sarebbe servito a nulla a padre Ronf, che non aveva contatti in rubrica. Era il 1132 e la strada che collegava l'abbazia con il paese di Guglion si snodava attraverso un tortuoso cammino all'interno di un bosco fitto di vegetazione bassa e quasi inesistente. Ogni giorno diversi confratelli facevano quel cammino per comprare le abbisogne necessarie alla vita della congrega. Padre Ronf era l'erborista anziano e curava in ogni piccolo aspetto la realizzazione delle erbe officinali. Padre Rottweiler, il padre guardiano, alla vista di fratello Ronf, lanciò due abbai a mo' di saluto. In cuor suo, padre Ronf aveva una premonizione di sventura e con modi svelti rispose al saluto proferendo un miau di cortesia verso fratello Rottweiler. La strada per il paese era tanto agevole e dritta che usando un passo veloce ci si poteva arrivare in non più di 20 ore di cammino per percorrere circa un miglio scarso. Fischiettando come un fringuello, fratello Ronf si avvicinò cadenzando le calzature in un andare lento e greve che gli consentì di arrivare a destinazione in 5 minuti appena. All'interno dell'abbazia, due confratelli, fratello Pink e fratello Floyd, si dedicavano alla realizzazione dell'ultimo oro 33 giri musicale. Pentiti di pentirti, un lavoro rap con influenze pop tedesche e inserimenti di arie barocche seicentesche. In anteprima avevano appeso nella bacheca del padre superiore, magnificentissimo abate Sumpo Ebete, il testo del brano portante del lavoro musicale. Agli occhi si leggeva più a più in tal guisa. Pentiti, fratello, dai, pentiti a testa in giù e non ci penserai più. Pentiti, fratello, dai, e non saranno guai, e non saranno guai. Ma poi non pentirti più, se a pentirti sarai tu. Pentiti di pentirti, dai, faremo la processione in tramvai. Questa è la tua occasione, o mai, se sei poco connesso con il tuo amplesso,
prendi il servizio e fanne il tuo vizio, usa il cilicio e non sarà sacrificio. Rappa con me, fratello penitente, vivi questa vita in modo gaudente, allora penti di dipentirti, dai, sarà la soluzione ai tuoi guai. A dire il vero, l'abbazia era stata riconvertita per i frati minori, scippandola ai confratelli benedettini, e quelli però, per questioni politiche, era stato concesso di nominare l'abate magnificentissimo, che avrebbe governato con un consiglio di 3 fratelli francescani, 2 benedettini e un delocato delegato papale in trasferta. A parte questa precisazione, l'abate era un tipo permissivo e remissivo che non tollerava assolutamente nulla che sfuggisse al suo ferreo e disattento controllo. Quella mattina, agli occhi penetranti e spenti di Padre Magnifico e Purifico Hébété, non era sfuggita quella pubblicazione in bacheca del testo dei 2 frati rappisti. Incavolato come un angioletto che fa il solletico a un diavolo, tuonò con una voce flebile nel chiostro interno della costruzione: «Questo LP non sa da fare né ora né mai per le brighe del segretario generale dell'ordine!» Non sfuggì agli altri questa ribellione spirituale, tant'è vero che tutti i lavori quotidiani che settimanalmente venivano svolti a intervalli di 8 mesi furono regolarmente portati a termine senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il Magnificentissimo, preso dalla disperazione, telefonò a Padre Ronf, che nel frattempo era già di ritorno, avendo egli dimenticato in cella lo smartphone. Rispose celermente e disse al superiore che in cuor suo sentiva che qualcosa filava normalmente. In ogni caso, per evitare problemi, aumentò il passo, riducendo la velocità per far prima. La notte era fonda e cupa sull'abbazia, e le luci dell'alba illuminavano il portone d'ingresso, rendendolo scuro e invisibile come la notte che di fronte alla luce non si illumina. Insomma, si vedeva una mazza e la maniglia del portone stesso sembrava irraggiungibile per una qualsiasi mano protesa. Fratello Ronf lesto scorse immediatamente la maniglia e quel leggero e profondo buio l'aiutarono certamente nell'impresa. I sandali della Valle Verde che indossava lasciarono il solco sul polveroso manto asfaltato col bitume che conduceva all'ingresso del lato posteriore di fronte alla chiesa e che portava dritto verso l'esterno del convento abbazia riconvertito. La conoscenza dei luoghi così sconosciuti e familiari portò fratello Ronf a chiedere indicazioni al monaco indicatore, tal fra Guido Albui. Nido be donanza, fratello. In dove che si trova se la cella del magnificentissimo abate? La mia conoscenza perfetta dei luoghi non mi permette di trovarla in modo agevole. Percorro il corridoio, costeggiando il chiostro esterno che si trova all'interno,
prendo la prima rampa di scale che scende salendo verso il direttore del refettorio e mantiene la camminata sul porfido, levigata e ruvida, sino a che non arriverai a una cella di rigore. Sulla porta troverai la scritta «Arbitro cornuto», spingi ed entra e troverai quello che non cerchi, perché dovrai aprire una botola che dall'interno della stanza porta contorta direttamente alla cripta solare del Magnificentissimo. Una volta sceso nella botola stessa, ti troverai in un ambiente scuro perfettamente illuminato a buio. Spegni l'interruttore sulla tua destra e a sinistra vedrai una leva. Premola e si aprirà l'accesso al cesso del Magnificentissimo. Tira lo sciacquone e la parete si rivolterà su se stessa. Ecco, quella è la cella del Magnificentissimo. Grazie, tutto chiarissimo. Non ho capito, un fratello, ma tutto chiarissimo. Nel frattempo, i confratelli Pink e Floyd davano giù di matto, provando il basso elettrico. Il suono di quella chitarra acustica si ripercuoteva attraverso i lunghi e corti corridoi del monastero, ex convento, ex abbazia, riconvertito convento e infine a votazione della congrega, affidato alla gestione paritaria degli ordini sopracitati e ristabilito da abbazia. Il cuore di fratello Ronf era apprensivo e non vedeva affatto l'ora di conferire col Magnificentissimo Abate per sapere della vicenda che a lui interessava molto una mazza. Conosceva da tempo i confratelli Pink e Floyd, ma non si sarebbe mai aspettato da loro una simile eresia. Piuttosto prevedeva la pubblicazione di un album folk punk ritmico caraibico, ma non quella schifezza che le sue orecchie avevano sentito all'ingresso in abbazia. Fratello Ronf aveva deciso di favorire due confratelli. A lui quella musica piaceva, ma come fare per convincere l'abate dell'opportuna cosa di pubblicare quel 33 giri? L'idea che balenò nella sua mente fu genialmente sciocca. Avrebbe commesso un omicidio nell'abbazia per distogliere le menti dei due fratelli rappisti. L'abate, ben sapendo delle doti investigative sue, gli avrebbe affidato le indagini. Lui si sarebbe scoperto da solo, mettendoci magari un po' di tempo, quel tempo sufficiente alla casa discografica, ascoltate bene i fratelli, di pubblicare e mettere in commercio il 33 giri del duo fratellano. Sì, ma chi far fuori? Di prima intenzione aveva pensato a se stesso, ma poi alcuni particolari del piano gli erano sfuggiti. Dirottò così il pensiero nei confronti di fratello Ciro da Napoli, appassionato tifoso di calcio a 7 e sfegatato tifoso dei Napolitaner Boys, una squadretta del paese vicino. E poi la cosa cadeva a fagiolo come un cecio, vista la sua nota fede calcistica per gli eletti della Juventute Magna, una squadra famosissima delle colline che vinceva sempre truffando onestamente. Il piano era perfetto e realizzabile immediatamente. La prossima domenica ci sarebbe stato proprio l'incontro fra le due squadre e in quell'occasione facilmente un petardo vagante avrebbe colpito il povero fratel Ciro, che seguiva sempre la sua squadra del cuore allo stadio. Insomma, tutto sarebbe filato incasinato come l'odio. Il dado era ormai tratto e l'indecisione totale. Fratello Ronf arrivò alla cella del Magnificentissimo Abate. Magnificentissimo, posso loquere? Parla pure, fratello Libertà.
non ci ascolta nessuno. Seppur penso, siano tutti origliare dietro il confessionale. Magnificentissimo abbate, non intendevo parlare del grande fratello, ma dei due fratelli rapisti per lo quale mi chiamaste. Nel mio cuore alberga un grande dolore di gioia. Desidererei che quei due non può beccassero quel pezzo di merda. La prego, magnificentissimo, di non chiamarmi pezzo di merda. Sono solo un umile frate arborista. Hai ragione, fratello. La prudenza e l'indiscrezione sono d'obbligo in casi simili. Lasci fare a me, magnificentissimo abate. Risolverò la faccenda in breve tempo. Mi dia 2 anni e di quei 2 trappisti non ne sentirà più parlare. Discrezione, fratello, discrezione, mi raccomando, spottani tutto a tutti, è una cosa buona farlo. Fratello Romf abbassò il capo in segno di dissenso e, voltate le spalle, uscì guardando negli occhi il superiore con quell'atteggiamento di remissiva sfida che era tipico in lui. La notte ormai talmente fonda era che il sole spaccava la finestra della cella di fratello Romf, rendendola ancora più buia. I pensieri chiari e concreti vagavano in modo nebuloso nella sua mente. La notte porta consiglio e certamente al mattino non avrebbe capito lo stesso una mazza sul da farsi. In ogni caso, il piano di far fuori quello dato fra Ciro si poteva portare a termine facilmente, con molta fatica. I giorni successivi che precedevano i fatti sarebbero stati decisivi per lo studio del piano. Per questo e per avere maggiori possibilità di riuscita, fratello Romf si iscrisse a un corso di pianoforte tenuto dall'abbadessa emerita, madre superiora, sorella, Madonna da Cindy Loper. Eventi tragici e luttuosi incombevano ben lontani dall'abbazia di San Bruno, che vedeva in prospettiva giorni gai e felici. Nel frattempo, perdendo molto tempo, fratello Romf ordiva in gran segreto. Fratello Kimbo, sai che fratello Romf ha intenzione di uccidere fratello Ciro durante la partita di calcio di domenica scorsa? Davvero? Che bellissima notizia che mi rattrista l'anima! Entra pure, fratello Cortado! Ti va un bel cappuccino con la macchinetta espresso notte? Eventi tragici e luttuosi incombevano ben lontani dall'abbazia di San Bruno. Eventi tragici e luttuosi incombevano ben lontani dall'abbazia di San Bruno. Eventi tragici e luttuosi incombevano ben lontani dall'abbazia di San Bruno. Eventi tragici e luttuosi incombevano ben lontani dall'abbazia di San Bruno. E bestia, che diamine, l'abbiamo capito! Pardon, mi si è inceppato il nastro.